Ciao a tutti! Oggi non sono sola perché questo video è per presentarvi la Colop IMARC. So che molti di voi erano molto curiosi di saperne di più, quindi ho preparato questo video dove vedremo insieme dallo spacchettamento all'installazione dell'app alle vere e proprie applicazioni. Faremo delle prove pratiche su diversi materiali, quindi tra poco la metteremo in funzione. Prima vi dico qualche informazione utile che se state pensando di acquistarla potrà sicuramente esservi utile. Questa è una stampante portatile, quindi lavora esclusivamente wifi e esclusivamente con i dispositivi mobili, quindi funziona solamente con telefono e tablet. Questo perché la Colop ha pensato a qualcosa che potessimo portare sempre con noi, che fosse facile da usare, immediato, da guidare appunto con il telefono che tanto abbiamo sempre appresso, e quindi ha creato in questo modo il suo prodotto. All'interno c'è una cartuccia di colore, quindi stampa qualsiasi colore, qualsiasi fotografia, qualsiasi logo voi vogliate, sia in bianco e nero sia a colori, quindi non avete nessuna limitazione per l'utilizzo. Per quanto riguarda la durata dell'inchiostro, perché so che molte persone lo vogliono sapere, sappiate ovviamente che dipende da quanto sono colorate le vostre stampe, ma indicativamente si possono fare circa 1500 passate prima che la cartuccia si possa esaurire, quindi tantissime stampe. La potete utilizzare con un movimento da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, potete andare dritti, potete andare in obliquo, sta in borsetta, vedete, piccolissima, quindi si può veramente portare ovunque e non ha bisogno di connessione a internet, quindi lavora con il wifi però direttamente con il vostro dispositivo, quindi non avete bisogno di collegarvi alla rete, ma potrete tranquillamente utilizzarla con il vostro dispositivo mobile. È anche senza fili, quindi è ricaricabile naturalmente, ma poi fin tanto che la batteria funziona potrete utilizzarla senza l'utilizzo del cavo. Stampa su tantissime superfici diverse, potete chiaramente utilizzarla sulla carta, ma anche sul legno, sul cartone, sul tessuto, sul sughero e tantissime altre. L'importante è che queste superfici siano porose, quindi in grado di assorbire l'inchiostro, e potete utilizzarla praticamente ovunque. Funziona attraverso una app che tra poco installeremo, quindi vi farò vedere come funziona, che è gratuita ed è disponibile chiaramente per i dispositivi Android o iOS. All'interno ci sono tantissimi modelli personalizzati, un po' come il Design Space. Potete creare il vostro testo, creare le vostre forme, ci sono tante immagini all'interno, ma ovviamente potete anche caricare il vostro logo, la vostra scritta preferita e stamparla tranquillamente tramite l'app. La grandezza della vostra stampa sarà una grafica dall'altezza massima di 1,5 cm circa per 15 cm di lunghezza. Ok, vi ho dato tutte le informazioni più importanti, adesso ci spostiamo e la vediamo subito all'opera. Ed eccoci allora, apriamo insieme la confezione. Questa qui è quella che riceverete a casa acquistando la Colop. Wow, eccola qui. Dunque, abbiamo questa parte qui che è quella sopra con la linguetta di sicurezza. Poi c'è la parte di sotto, la sua base, quella dove si appoggia l'inchiostro e che protegge appunto la testina e la fa anche ricaricare. Poi abbiamo il libretto delle istruzioni, la garanzia e le norme di sicurezza, e sotto abbiamo la cartuccia e il filo per ricaricarla. Parto subito dalla cartuccia. E questa qui appunto è la sua cartuccia in tricromia, quindi per realizzare il nero avrà necessità di mescolare insieme tutti e tre i colori e quindi realizzare qualsiasi tipo di immagine e disegno. Andiamo subito ad installarla. Prima di tutto togliamo questo qui che è, ecco qua, sulla batteria, quindi va tolta
per permetterci di ricaricarla. Per inserire la cartuccia non rimettiamo la batteria per il momento e vedete che qui è possibile aprire il fondo, quindi dobbiamo fare riferimento a questa freccetta, andare avanti e poi far sollevare il fondo in questo modo. Quindi poi prendiamo la nostra cartuccia, apriamo questa parte qui e la andiamo a infilare in questo modo all'interno finché non fa il click, e vedrete subito che la testina di stampa sta in questa guida, quindi questo è il riferimento, e poi possiamo andare a chiudere anche la parte di sotto e quindi rimontare tutto quanto. La mettiamo sulla sua base, che è magnetica, vedete, e ricarichiamo tutto prima di utilizzarla per la prima volta. Ok, intanto ci dedichiamo a installare la app, così guardiamo anche al suo interno. Vedete che quando ricevete la vostra Colop avrete un QR code con un SSID e una password. Questi sono specifici per il vostro modellino, ognuno avrà il suo. E andando a inquadrare il QR code andiamo a scaricare la app. Quindi andiamo a inquadrare il QR code, ha già trovato quello che gli serve e scegliete appunto il vostro sistema operativo per installare l'app e andiamo quindi a scaricarlo. Ok, una volta che l'app è stata scaricata la apriamo e come vedete c'è tutta la parte iniziale, selezioniamo la lingua italiano, accettiamo i termini e come vedete ci chiede subito l'SSID che noi andiamo a inserire e la password. Ci chiede se può accedere appunto alla nostra rete, accediamo. Questo segnale ci indica che si sta tentando di connettere con il dispositivo. Ecco qua, avete sentito il suono del collegamento e vado al prossimo passaggio. Ok, come vedete qui abbiamo la nostra tela pronta. Ci sono tante cose che possiamo andare a fare e in questa prima parte troviamo tutte le impostazioni, quindi lui andrà a collegarsi con la stampante e ci dirà tutte le informazioni a riguardo. Qui c'è il livello della batteria, come vedete è 100 perché l'ho ricaricata. Poi abbiamo il livello di inchiostro, è sempre 100 perché appunto non l'ho mai utilizzata, e poi qua ci dice che è connessa e quindi pronta ad essere utilizzata. Andiamo a creare una nuova stampa, guardate qui ci dà tutte le immagini all'interno dell'app, ce ne sono tantissime divise per tipologia, per tematica, amore e matrimoni, celebrazioni, ragazzi, cibo e bevande, citazioni e detti, accessori, template, quindi tantissime cose tra cui scegliere. E poi ci sono tanti altri modelli online se appunto vogliamo averne ancora di più. Qui in alto vedete ci sono tre righe perché è possibile stampare una sola riga, due righe oppure tre righe. Andiamo a fare il nostro primo modellino, scegliamo celebrazioni visto che siamo vicini a Natale, andiamo per gradi, scegliamo una riga per il momento, come ad esempio questa qui, carinissima per Natale, guardate che carina, che è fantastica sicuramente per decorare un nastrino. Iniziamo con la carta perché facciamo le nostre prime prove. Qui dentro possiamo modificare il disegno, spostarlo, decidere insomma come dovrà essere, fare uno zoom, capovolgerlo, modificare l'immagine, cambiare un po' di caratteristiche oppure aggiungere anche delle cose come ad esempio un testo. Quando siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto dobbiamo andare su invia alla stampantina con questa icona qua sopra, andiamo quindi a inviare il disegno. Quando fa questo rumore e fa anche tutti i colori è pronta per stampare, quindi lo facciamo subito. Proviamo sulla carta, quindi prendiamo la nostra stampantina che sarà pronta e tenete presente che inizierà a stampare da questo punto, quindi questa qui è una guida che ci indica esattamente dove inizierà la nostra stampa ed è utile appunto per regolarci su come andare a stampare. Andiamo ed eccolo qui, avete sentito il beep? Il beep indicava che la riga era terminata, quindi potevamo staccarla dal foglio. Vado da sinistra verso destra, dall'altra parte,
Ed eccola qua, meravigliosa, mi sto divertendo un sacco ragazzi, è bellissima. Quindi come avete visto una riga funziona così. Ogni volta che mettiamo la nostra macchinetta sulla sua base esegue anche una micro pulizia, quindi rimane sempre la testina pulita e pronta all'uso. Vi faccio vedere adesso come andare a fare una stampa su due righe e scegliamo ad esempio questo qui per un'etichetta natalizia. Come vedete qua ci sono due righe, quindi dovremo fare due passate. Possiamo anche scrivere un nome sopra, lo andiamo a fare così vediamo anche questa funzione. Scegliamo qua il più e poi testo. Qui sotto scriviamo, eccolo qua, è comparso. Possiamo andare a modificare la scala del carattere, il colore, lo stile, insomma a me va bene così perché mi piace questo carattere, quindi lascerò questo. Aggiungiamo un altro testo e qua scriviamo un altro nome, ad esempio questo, e lo andiamo sempre a modificare. Ok, quando siamo soddisfatti bisogna sempre inviare il progetto alla stampantina. Eccola qui, ha ricevuto il messaggio, quindi utilizziamo sempre un cartoncino e andiamo a fare la nostra stampa. Questa volta su due righe, quindi andiamo con la prima. Ok, ha fatto bip. A questo punto per fare la seconda riga, ecco, e adesso andiamo con la seconda. Ed ecco qui le nostre etichette. Chiaramente ci devo prendere la mano, sono andata un po' storta, vi capiterà sicuramente anche a voi. Dobbiamo assolutamente prenderci la mano, ma sono sicura che diventeremo tutte bravissime e con un colpo andremo a decorare tutto quanto. Quindi le due righe si fanno in questo modo: la prima riga, bip, si scende, si fa la seconda riga e di nuovo bip, si può staccare, quindi super facile. Ok, adesso oltre alla carta vi faccio vedere diverse applicazioni su altre tipologie di materiali. Ad esempio prendiamo una bustina di carta come questa che possiamo personalizzare a nostro piacimento. Mettiamo questa scritta ad esempio, quindi la inviamo alla nostra Colop e andiamo a stampare. Guardate un po' che carina. Proviamo anche su questo un fazzolettino di carta, quello per le nostre feste. Inviamo. Eccola, carinissima questa. Andiamo sulla stoffa. Vediamo com'è la stampa su stoffa con questo bel disegno. Eccolo, guardate che meraviglia sulla stoffa. Chiaramente non sono colori sublimati, non c'è una tecnica di sublimazione, quindi ricordatevi che sulla stoffa se lavate poi il tessuto viene via, quindi sono decorazioni temporanee sulla stoffa, magari su cose che non laviamo, visto che si tratta di colori normali come se fossero quelli di una stampante, però sicuramente per un evento o un party, una celebrazione eccetera, sono super carini. Guardate poi che meraviglia, questa stampa è venuta benissimo. Poi vi faccio vedere alcuni accessori che ci possono sicuramente aiutare. Il primo è il supporto per il nastrino, va infilato il nastrino qua all'interno, così con la nostra stampantina possiamo andare a tirare il nastrino e stampare drittissimo. Come vi ho detto, sulla stoffa non è possibile fare una stampa che poi duri nel tempo, perché con il lavaggio poi andrebbe a perdersi, a meno che non utilizzate i nastrini appositi. Questi qui sono appunto fatti apposta per lavorare con la nostra Colop e quindi adatti a questo tipo di stampa, sia per come è fatto proprio il nastrino, perché è liscio e apposito per far venire una stampa migliore possibile, sia appunto per la resistenza.
esiste questa tipologia bianca oppure questa qui che è la tipologia trasparente. Quindi si stampa qua sopra e poi come un nastro biadesivo si va a spellicolare in questo modo, vedete, e questi poi possono essere applicati su qualsiasi superficie che voi vogliate decorare. Ad esempio li vedo benissimo come chiudi pacco, magari con il vostro logo lo apponete sul pacco e è trasparente, si vede attraverso, oppure anche per i contenitori, insomma tantissimi usi grazie alla tecnologia della Colop. Infine, utilissimo secondo me per conservarla al meglio, non farle prendere polvere e preservarla dalle eventuali cadute, colpi vari che può prendere, è la sua custodietta, carinissima, si può inserire appunto all'interno e la possiamo conservare e portare sempre con noi. Dunque, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mi raccomando, se avete delle domande scrivetemele pure qua nei commenti, risponderò a tutti. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta e vi do appuntamento al prossimo video.